cosa succede se Berlusconi viene lasciamo condannato? Che i giudici facciano il loro mestiere e lasciamo lavorare in santa pace. Ma perché il PD sta rinviando la direzione, oggi la riunione sulle regole del congresso, è tutto fermo aspettando questa sentenza? Insomma, aspettiamo, non sappiamo nulla, non capisco perché dobbiamo parlare prima di una sentenza che tra l'altro sta per arrivare. Però lei già saprà cosa farà in caso di condanna, cioè qual no, è il suo sentimento? Ma è una cosa talmente importante che intanto aspetterà di capire qual è il giudizio dei magistrati. Arrivederci. Il giudizio sulla sua figura si può esprimere a prescindere. Un eterno politica. Processo del lunedì, pieno di tanti biscardi che annunciano bombe che esplodono. Adesso aspettiamo la sentenza e vediamo cosa succede. E gossip che il vostro alleato potrebbe da domani essere dichiarato dalla Cassazione un ladro. Cioè, all'elettorato andrà spiegato. Cosa deve bisogna spiegare? Che si mantiene un'alleanza, perché forse il paese ne ha bisogno e questo ci può stare, però... E perché le elezioni sono andate in una certa maniera, perché noi abbiamo fatto la campagna più anti-berlusconiana delle ultime campagne elettorali e gli italiani purtroppo non ci hanno dato la vittoria. Quindi batterlo politicamente non è possibile? Batterlo politicamente bisogna fare le cose, non parlare di Berlusconi. Basta Berlusconi, basta. In 20 anni abbiamo capito che il nemico non va demonizzato, l'alleato si può demonizzare dopo una sentenza definitiva. Non esistono nemici in politica, esistono gli avversari. Questa è una democrazia, non si parla di eliminare, non si parla di nemici, si parla di battaglie politiche, di idee diverse, di vittorie e di sconfitte elettorali. Questo è un avversario anche adesso che è in maggioranza con noi. Rimarrà un avversario anche dopo, qualunque cosa succeda. Grazie. Con una condanna definitiva il PD riuscirà a resuscitarlo un'altra volta. Beh, di quello siamo bravissimi. Su quello diciamo che purtroppo siamo bravi, l'abbiamo fatto, quindi un sano sospetto. Però, insomma, spero che abbiamo imparato dagli errori, insomma nella vita dagli errori sarebbe bene imparare, quindi mi auguro che ci sia un insegnamento definitivo da quel punto di vista. Avrebbe mai immaginato di attendere una sentenza definitiva a Berlusconi stando in alleanza col PDL? Questa è una cosa strana, sì, è una delle tante stranezze di questi 20 anni.